Stai indietro. Il bilancio attuale dei disordini della serata di sabato 9 febbraio a Torino è di 12 arresti e 5 feriti, tutti contusi e non in pericolo di vita. Ingenti i danni alla città, auto distrutte, vetrine e vetri di abitazioni, ai piani bassi spaccati, cassonetti pullman danneggiati. La città è stata messa a fuoco e fiamme da gruppi anarchici giunti da ogni dove per protestare contro lo sgombro del centro sociale asilo occupato da 24 anni. Diverse strade sono state chiuse al traffico, come via Povi, Accademia Albertina e Corso Giulio Cesare, con mezzi pubblici deviati, sbarrati gli accessi ai ponti su lungo Dora Firenze. I momenti di tensione, con diverse cariche contenitive da parte della polizia, non sono mancati e sono andati avanti per diverse ore. Sconcertato il sindaco Chiara Appendino, che ha rimarcato che quanto è accaduto non può essere confuso in alcun modo con l'esercizio della democrazia, episodi di violenza di una gravità inaudita. Questo è il primo punto dove c'è stata la guerriglia. Bidoni della spazzatura per terra, bottiglie lanciate contro le forze dell'ordine, bombe carta, lacrimogeni e poi sono stati dispersi. Si sono ricompattati per un secondo attacco di contenimento. Prima carica di contenimento, la seconda carica di contenimento, alcuni isolati distante. Bidoni della spazzatura per terra, lancio di bottiglie contro le forze dell'ordine. Ale.
Anche scusa, adesso dovresti vederle. Ah, ok. Occhio! Costa!